saranno anche ogni volta che avremo questi rallentamenti, perché sarà una frenata più brusca. Senti, ma un attimo prima, evito di morire. Ma pensi ad esempio che avere più una normativa dedicata, una legislazione dedicata per permettere di non solo di operare in un settore regolamentato, ma anche di avere accesso a investimenti dedicati per il digitale, queste cose qua, come fatto in Francia, cioè non è che un mistero, ci stiamo inventando qualcosa, basta scopiazzare da quello che hanno fatto in Francia e si può fare, cioè potrebbe essere un aiuto importante per tante aziende che operano nel settore in Italia, no? Allora, ci sono due O lati. non basta, o perché magari, come dici tu, è una questione di Allora, mentalità. è proprio questo l'assurdo, cioè sono collegate le due cose anche se non sembra. Cioè, molte persone pensano che sia, tra virgolette, inutile perché comunque l'industria riesce a funzionare, tra virgolette, da sola, nei suoi modi abbastanza distorti e contorti, ci Sì, riesce in ed è Italia, però, vero, ok. però riesce a tenersi in piedi nonostante le difficoltà. Ma la comodità di un riconoscimento a livello statale, governativo, come vuoi definirlo, non è soltanto per tipo dire gli investimenti che possono arrivare, il fatto che ci possono essere magari dei sgravi fiscali come in Francia, il fatto che ci sia un vi cioè in Francia c'è un visto temporaneo per poter competere negli e-sport adesso. Sì, Teniamoci da questa conto. estate sarà Sì, introdotta da questa estate, sarà esatto. introdotto In da questa primavera più o estate, sì. meno, Ah, esatto. sì, Sì, questa cosa. Sì, è è novità di l'idea. un paio di settimane fa massimo, sì. Sì. Che l'idea è così che la Francia può ospitare più eventi sportivi con meno problemi legali. Perché? Non Perché a questo solo più modo. eventi, ma anche renderla più appetibile ai giocatori stranieri. C'è un giocatore che viene da un Internazionale, altro, sì. anche dalla Corea, o se parliamo di LOL, o che so, dagli Stati Uniti, se parliamo di un FPS, dove magari sono un po' più forti, un asiatico, un brasiliano, quello che volete. Se deve andare in Europa, preferirà una squadra francese piuttosto che una squadra italiana, spagnola o tedesca, quello che è, perché se va in Francia ha una corsia preferenziale per avere un visto e non dover fare la classica trafila burocratica che in questo momento bisogna fare ovunque perché non c'è un qualcosa di dedicato. Se tu sei un giocatore sportivo e devi andare in Italia, ti devi fare il visto come tutti, come chiunque altro che venga senza nessuna corsia preferenziale. Per assurdo è ancora più adesso è ancora più attraente per il mondo e per Riot, visto che stiamo parlando principalmente di Riot, fare Sì, degli eventi in Francia a confronto con farli in Germania e nel resto dell'Europa. sì. Perché prima dovevi scommettere praticamente che il governo ti aiutasse abbastanza da poter integrare tutti i giocatori, e a volte qualche stortura arrivava. Poveri team del Vietnam, maledizione a loro, che tra il Covid e tutti i problemi che hanno sempre avuto, ogni volta ne hanno una. Che loro hanno spesso molte difficoltà, perché a livello diplomatico magari dice, vorrei farti entrare, però non possiamo, o ogni volta arrivano 2 giorni prima, ottieni il visto il giocatore e arriva un giorno in ritardo alla competizione. Questo succede spesso per i competitor sud-est asiatico. Se invece adesso hai un visto del genere, puoi attirare i giocatori qua per eventi internazionali e creare più eventi qui, perché è più sicuro fare eventi qui, ma si parla di Francia. Qua in Italia, invece, siamo nella posizione in cui basterebbe così poco per rendere valido questo settore, e nel renderlo valido, anche semplicemente riconoscendolo con poche norme legali, faciliteresti così tanto la vita a così tante realtà, perché poi qualcuno potrebbe investirci dentro e dire, cavolo, ora è fattibile, prima dovevi fare i salti mortali e tutte quelle, suona brutto a dirlo, gabole legali che ti permettono di lavorare a questo mondo per quanto riguarda gli sport in Italia, e adesso non devi più fare quei salti mortali. Adesso una persona con le capacità giuste dice, ok, devi fare questo, 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 fine. Cioè, seguire un processo che in Italia la burocrazia è sempre quella che è, però almeno sai qual è il processo, non devi avere la singola persona che ci è passata 20 volte di fronte a un problema, con una cosa semplice come ad esempio un giveaway, oppure assumere i tuoi giocatori come atleti. Impossibile fare. Capisci? Impossibile da fare. È difficilissimo, è complicato. Ci sono quelle classiche soluzioni ad hoc che ti permettono di farlo funzionare in un certo senso, ma sono adattamenti necessari soltanto per la sopravvivenza. Non sono cose che ti permettono di lavorare in un ambiente sano, in un ambiente tranquillo, in cui puoi anche spiegare a un investitore una cosa del genere. Il fatto che tu devi spiegare, ah no, i contratti dobbiamo farglieli così, così, colà, perché se no non ci fanno lavorare, uno guarda e dice, wow.